dopo devi anche perdonare. Ah, io ti devo perdonare, nonostante tu hai fatto il bambino dicendo a una donna. Io ti devo perdonare. Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Come sempre, Drake vi parla. E oggi, ragazzi, siamo qui tornati sul mio canale finalmente con un prank. Ma ragazzi, la vittima di oggi quale sarà? Una persona totalmente diversa, nonché la mia ragazza. Ho visto su YouTube che ci sono fin troppo prank falsi e quindi ho detto non va bene questa cosa. Dobbiamo portare un po' di ossigeno in quest'area abbastanza inquinata. Mi sono studiato il prank abbastanza bene. In pratica ho sfruttato il fatto che pochi giorni fa si diceva che io mi sentissi con la sua migliore amica della mia ragazza appunto, quando poi non era vero. Però io ho sfruttato questa cosa per far sì che lei credesse di più al prank che io stessi facendo. So usare i tempi verbali, che figata. E ragazzi, come farò a nascondere la telecamera appunto? In pratica, chi mi segue su Instagram lo sa, ho fatto un post dove chiedevo delle domande per un FAQ time che penso uscirà più in là, se lo registreremo. Così lei ha visto la storia di Instagram, appena viene attacco la telecamera e tutto, così senza far finta di nulla, come se dovessimo registrare. Ma a quel punto mando un messaggio a Gabriele, nonché il mio migliore amico, che scriverà a Claudio un messaggio che ho preparato per lui e dopo leggerete. Così la fotocamera è attiva, lei non lo sa ovviamente, e il prank potrà continuare. Spero vi piaccia tanto, perché io ho rischiato abbastanza, un bel po'. Lasciate un like, passate su Instagram, mi raccomando, perché il social più importante, è un commento con l'hashtag Cri sei stronzo. Detto ciò, non mi rimane che augurarvi una bella visione. Per voi, non per me. Non deve. Che bello. Si è detto migliore amico. Ah? Allora aspetta, ti vuoi levare? Cosa? Levati. Fammi capire. Levati, picchi di sunghiano. Devi cosa stare almeno 3 metri di distanza da me. Ti ho detto di levarti. Ma 3 metri dall'altra stanza. Stai lontano da me, ti ho detto. Fammi capire cosa ti ha mandato. Te lo leggo io a voce alta? No, siediti intanto. No, te lo leggo io. Ti ho detto, sono Gabriele, scusa. Ciao Claudia, sono Gabriele. Mi stai prendendo per il culo. Ciao Claudia, sono Gabriele. Scusa il disturbo. Piano. Ho provato a parlare con prima, non mi ascoltate. Dato che oggi vi vedete, ne approfitto così che ieri. Lui si è sentito con Davide ultimamente, per quanto so, stanno insieme anche a... e hanno anche fatto qualcosa. Non so dirti altro, parlane con lui meglio. Perché me ne vado ora o fra 5 minuti, il tempo che ti riempio di schiaffi. Tu, credi a Gabriele. Stranamente però sono venuta a conoscenza di quella notizia, sbaglio. No, tu ora mi hai spiegazioni per il messaggio. Intanto devi levare il giubbotto. No, perché tu devi stare così. In poche parole, io sono uscito con Dalila. Ma perché non me l'hai detto? Io perché ti vado a dire pure quando cago, ti chiedo pure il permesso per andare a cagare. E tu ci vai a uscire con Dalila. Un modo di dire. A lui sbicchi di bocca. Nel senso che alla fine io ho pensato, perché non vendicarmi? Cristiano. Ma sei serio? Ma hai 16 anni? Ho 16 anni, lo so. Ma matura un poco. Ma che vuol dire? Sei tutto in basso, non c'entra. Mi fai ridere perché sei ridicolo, fatelo dire. Va bene, vattene. Guarda, ora chiamo mio padre e mi faccio venire a prendere. Ma sei stato a lavoro? Tu con me hai chiuso questa. Che vuol dire? Dai, smetti. Hai chiuso con me questa. Perfetto. Prima di farti venire a prendere. Ah, perfetto. Prima di farti venire a prendere, perché hai tutte le ragioni di sto mondo, mi fai spiegare o no? Tu non mi devi spiegare niente. Cosa il telefono? Ma è normale? Le cose le devo sapere dal tuo migliore amico. Ma sei normale, Cristiano? Claudio, ti posso dire, a me dispiace. Il fatto è che la cosa stava un po' più grave. Sei trovato, no? Sei lo schifo fatto persona. Io le devo venire a sapere queste cose non quando sono a casa, quando sono da te. Devi ringraziare il cielo se io ero a casa. Se fossi stata. Se fossi. Cristiano, non è proprio il momento, va bene? Claro, hai buttato un anno nel cesso. Un anno nel cesso con la mia migliore amica.
Ma non cosa stai piangendo, quindi? Mi stai fregando? Io? Che cosa vuol dire? Ma mi stai prendendo per il culo? Sono arrabbiata, è diversa la cosa. Perché tu sei un coglione e gli è zoccola. Beh, io te l'ho sempre detto che è zoccola. Ah, però te la sei fatta lo stesso. Oh, allora, nella vita bisogna provare certe cose. Tu sei ridi, mi fai, fai schifo. Come faccio? Fai schifo. No, no, io chiamo mio padre. No, hai finito? No. Ti devi levare, Cristiano, ti devi levare. Posso raccontare il tutto? Perché poi certe cose, se poi devi andare in Italia, poi sono tu che metti su. Dando le vestimane, forza. Se ogni ci metti stia da specie cosa. Allora, ti devi stare, staccati. Staccati. E sono staccato. E ridi. E rido, sì. Tanto, ti cassavo la tossita. Smettila, ah smettila, certo, smettila, però aspetta. Oh, 1-1 stiamo. Ti basta il pareggio? No, no. Tu fai schifo, oh, proprio nel DNA fai schifo. 1-1. Tieni bello pure le foto. Ah, pure! Perché? Non te le inviate. Le foto di cosa, Cristiano? Io a Gano gli devo mandare più nulla. Dio santo. Io lo devo dire, Dio santo, non mi stanno sti 4 gonna, Cristiano. Ah, non esagerare, adesso ho detto 1-1, il vantaggio non ci voglio passare. Comunque sono serio, guarda. Te ne devi andare. È casa mia! Me ne vado io ora, tranquillo. Mi sto là sotto, aspetto mio padre e mia nonna. Hai ragione, io non so andare, però il mio. Tu non. Io non ti voglio più vedere. Io se ti rivedo ti sputo in un occhio con il minimo, va bene? Sei caduto in basso. Eppure tu hai fatto in lo basso. Stesso errore mio quando eri prima. Okay. Ma perché cosa? È finita, punto. Se l'avessi detto io. Allora, forse non ci siamo capiti. Tu hai fatto l'immaturo perché tu per vendetta l'hai fatto. E vabbè, tanto ora siamo a pareggio. Cos'è che hai detto? 1-1. 1-1. Sta minchia, non ti voglio più. Ti neghi. Ti neghi. Dallo, ti stiamo distruggendo. Levati. Voglio almeno. Levati. Io non devo sapere più niente. Fai schifo, punto e basta. È un anello al dito, ti ricordo. Non è la dita, lo ricordo. No, questo non lo puoi fare. Allora, vedi che le cose fatti le fanno. Fatti la mia migliore amica, fatti la mia migliore amica. Ma cosa? Ti devi levare che stai qui questo inganno, levati. Posso spiegarti? No, me. Non mi devi spiegare niente. Tanto è il telefono fatto. Tanto il mio telefono non me lo do più. No. Dammi il telefono. No, no, no. Cosa non è il telefono? Posso leggere? Posso leggere il tuo telefono. Ok, tieni qua. No, dammi il telefono. Sono scherzando, sono foto che non puoi vedere perché se vedi quelle foto poi ti metti a piangere. Ti devi levare, no, ti devi levare, levati. Non ti vuoi. Vattene. No! Ti devi staccare. Cristiano! No! Non mi devi toccare. Un abbraccio. Un abbraccio, ma stai lì! Dai! Ma abbracciati qua, dai, la divertiti, leviti! Facciamo un abbraccio a tre. Ti devi. Cristiano, vedi che ti sto unghiando, eh? Levati. Grazie che c'è tua mamma, che se ti avrei ucciso, te lo giuro. Ma se devo lasciarmi, quindi. Sì, sì, fai schifo. Ma perché? Fai schifo, te lo devi andare. Affanculo tu e Dalia. Dalia non ha zoccoli, tu sei un coglione. Dalia non ha zoccoli, sono un coglione. Ma no, ma Dalia è stata, non è che. Ah, Dalia, però tu ti sei lasciato andare, giusto? È stata Dalia. Ora che me le esci davanti. Per quello ma che. Ma sei un nani, ma che vuol dire? Vabbè, perché tu. Tu il culo non me lo devi toccare. Come no? Non sei, vattene, non sei nessuno, per me non esisti più. Ma non lo devo tenere io. Ma tienitelo, non ma devi a me non mi sta bene, guarda. No, ma te ne vai. Ti devi levare, non mi devi toccare. Hai fatto il cazzo? Ah, io. Ma io non lo so. Ma adesso, ma non ti fai schifo? Io ora mi devo stuppare queste corna, giusto? Io mi devo stuppare pure. Ah, giustamente, va bene, ok. Niente. Finita, punto. Non hanno buttato l'eccesso. Comunque, complimenti, tu potevi anche perdonare. Ah, io ti devo perdonare. Nonostante tu hai fatto il bambino dicendo a una donna. Ma pure tu. Io ti devo perdonare. Ah, perché io sono venuta da te. Vabbè, no, vabbè. Cristiano, basta, mi fai schifo. E ancora non me ne sono andato. No, cavolo, Cristiano, basta. Guarda cosa c'è scritto in questo anello, vieni qua. Non me ne frega niente. Vieni qua. Non me ne frega niente. Vieni cosa c'è scritto. Fai schifo, punto. Leggi. Non c'è scritto niente, te lo dico io che ci dormo pure. C'è scritto quanti like a questo video? Stai prendendo per il culo questa. Sì. Ciao amore mio. Sei una merda, fatelo dire, fai schifo. Devi ringraziare il signore, mi ha picchiato. Devi ringraziare il signore.
Posso rifarmela, Dalila? Ora me ne vado per davvero, eh? Hai finito? Dove l'anello? No. Dai! Dillo. Ma cosa? Ma vedi che è uno scherzo! Mi ha dato fastidio, va bene? Ora io per le prossime 2 ore non ti parlerò più. Mi fare quel schifo. Mi hai fatto stare male. L'avrei bagnato per niente. Smettiti, tocca. Smetti, non mi mangio. No, sono pace. Nulla ragazzi, questo qua era il video. Spero vi sia piaciuto. L'ho preparato bene e a differenza degli altri, almeno questo qua è vero, vero? Che devo fare? Ripeti con me. Lasciate un like. Lasciate un like. Passate su Instagram. Passate su Instagram, su quello mio, non quello suo. Chiocciola GSTDRK. No. Dillo. Chiocciola GSTDRK. Non sei manco il mio, fai schifo. È complicato. Qui come sempre Drake è tutto. Qui come sempre Drake è tutto. Alza la mano. Bella. No, devi. E così fai. Bello. Devi chiudere qua. Clà, non mi devi graffiare l'obiettivo. Ma se mi fa più. Chiudimi.